Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo i titoli. Non sono stato io, ero imbambolato. Il muratore Giovanni Barreca scarica sulla coppia di predicatori la responsabilità dei 3 omicidi nella villetta di Altavilla Milicia. Nella sua mente cominciano ad affiorare i ricordi della strage. Fermare la spirale di violenza, l'appello del procuratore di Agrigento Di Leo dopo l'omicidio per un debito non pagato. Troppe armi in giro. A Cassibile, un ostello accoglie i braccianti sfruttati dal caporalato, adesso avranno un tetto. Pillole di informazione contro le truffe online, la campagna della Polizia Postale per mettere in guardia i cittadini. E avvisi verranno diffusi nei mezzi pubblici e in aeroporto. Da 6 anni aspetta un alloggio popolare, l'appello di una mamma che vive con i suoi bambini in una casa piena di muffa in via Plebiscito. Ambulanti costrette a lavorare tra i liquiami e con i servizi igienici chiusi. Vi mostriamo il degrado di piazza Carlo Alberto a Catania, sede di un mercato storico. Giovanni Barreca, l'uomo accusato della strage di Altavilla e di aver ucciso dunque la moglie e 2 dei suoi figli, comincia a ricordare il drammatico esorcismo, ma scarica la responsabilità sulla coppia di predicatori. Maglio Viola. È finalmente uscito dal suo delirio mistico Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e 2 dei 3 figli, durante un drammatico esorcismo per liberarli dal demonio. Delle torture perpetrate nella casa di Altavilla, oltre all'uomo, sono accusati Massimo Carandente e Sabrina Fina, una coppia di amici di famiglia appartenenti a un gruppo di preghiera sul quale si sta indagando, e la figlia 17enne di Barreca, unica superstite della famiglia oltre il padre. Durante l'ennesimo colloquio con il suo avvocato, Giancarlo Barracato, comincia a ricordare adesso cosa è successo, anche se ancora in maniera confusa, e cambia diametralmente la versione dei fatti fin qui ricostruita. Resta in lui la convinzione che i suoi familiari fossero posseduti e occorresse liberarli dal demonio. Sempre naturalmente il fatto, la convinzione piena di avere l'operazione, non si sa da chi a questo punto, gli atti violenti, da chi siano stati portati a compimento, però diciamo ha una chiara visione o quasi chiara visione della manipolazione. Adesso dunque Barreca dice di essere anche lui una vittima della manipolazione della coppia di predicatori. Di fatto scarica su di loro la maggior parte delle responsabilità, come i 2 avevano fatto in precedenza, accusando invece Barreca. Rispetto alle prime due, i primi 2 incontri c'è stato una sorta di cambiamento nella persona del signor Barreca, in quanto cominciano a riaffiorare tante scene, tante immagini, tante sequenze che non è tutto chiaro, devo dire, però che lo mettono nelle condizioni di praticamente scagliarsi contro i 2, Massimo e Sabrina. Da chiarire ancora il ruolo della figlia 17enne, indicata come più vicina ai 2 predicatori che non al padre. La ragazza dormiva abbracciata a Massimo e Sabrina ed era anche lei nel gioco degli insistenti predicatori. Una versione ancora confusa e lacunosa, quella che Barreca ha fornito al suo difensore. Fermare la spirale di violenza, l'appello del procuratore di Agrigento Di Leo dopo l'omicidio per un debito non pagato. Davide Sardo. Non è ammissibile che per un debito non pagato, questo è quello almeno il movente effettivo che appare allo stato degli atti, si possa ricorrere ad una violenza di questo tipo, in cui poi questa volta tragicamente a rimetterci la vita è stato uno stesso degli aggressori. A sollecitare con queste parole una riflessione comune è stato il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, e lo ha fatto dopo che il GIP Giuseppe Miceli ha applicato la custodia cautelare in carcere ai 3 indagati di Palma di Montechiaro per la morte di Roberto Di Falco, il 38enne assassinato venerdì sera da un colpo di pistola all'addome nel piazzale della concessionaria al villaggio Mosè di Agrigento. Sono vicende che, al di là di qualsiasi conseguenza giudiziaria, sono vicende che distruggono la vita di intere generazioni delle famiglie che sono coinvolte. Attese investigative sono riposte adesso negli esiti dell'autopsia sul corpo di Roberto Di Falco nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tanta violenza anche a Palermo dopo l'omicidio in pieno giorno al quartiere Sperone, e gli abitanti si interrogano su quanto accaduto e c'è tanta paura.
Oggi piove a dirotto e in pochi escono. Su queste strade però che stiamo percorrendo due giorni fa ci sono state scene da Far West. Quartiere Sperone, qui si è consumato l'omicidio di Giancarlo Romano, un debito legato alle scommesse clandestine che ha scatenato il duello rusticano con Romano e il suo luogotenente Alessio Caruso, condannato a 5 anni per estorsione da un lato e dall'altro Camillo Mira e i figli Antonio e Pietro. Pugni, spari, lo Sperone teatro di violenza e oggi molti residenti hanno paura, come ci spiega il parroco del quartiere. Subito a caldo, tantissima paura, tantissima tensione, non mandiamo i bambini a scuola, dicevano le mamme nei gruppi WhatsApp, tanto nervosismo, perché il fatto è avvenuto in piena ora di punta, in pieno pomeriggio, alle 6:15, 6:30, quindi quando i bambini tornano a casa, i genitori vanno rincasando, c'è chi va a comprare il pane, la frutta, le ultime cose per la sera, quindi la paura c'è stata. Oggi va scemando un po', ma si teme sempre che possa scoppiare una guerra che non deve assolutamente scoppiare invece tra famiglie, tra situazioni che chiaramente non piacciono. A microfoni spenti un uomo ci dice per adesso meglio non uscire allo Sperone. Il parroco però tiene a precisare che la violenza scoppiata in città non riguarda solo lo Sperone. Come tutti i quartieri di Palermo, un quartiere che sta vivendo un'escalation di violenza incredibile. Abbiamo visto qualche mese fa in centro città quello che è successo. Non è un problema delle periferie, è un problema sociale allarmante che riguarda l'intera città. Le telecamere di sorveglianza delle zone in cui i conflitti a fuoco si sono svolti hanno aiutato la polizia a ricostruire quanto era accaduto. Il ferito resta in gravi condizioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Si infittisce il giallo intorno ad uno dei più grandi misteri italiani, il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio. Al centro sempre la figura dell'ex questore Arnaldo La Barbera. Maglio Viola. Un intreccio misterioso fra la strage di Via D'Amelio, il depistaggio delle indagini su quell'autobomba del 92 e l'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino, assassinato con la moglie 3 anni prima, nell'agosto dell'89. È sempre più fitto il mistero ad uno dei più grandi gialli italiani, proprio la storia del depistaggio su Via D'Amelio. Sono 3 le principali novità emerse durante l'ultima udienza del processo per quel depistaggio in corso a Caltanissetta e c'è sempre l'ex questore Arnaldo La Barbera al centro di tutti i gialli. Da una parte i soldi, ingenti somme di denaro versate proprio dalla Barbera nei propri conti correnti fra il 90 e il 92, nell'arco di tempo fra l'omicidio Agostino e la strage di Via D'Amelio. La documentazione bancaria è stata trovata durante una perquisizione a casa dell'ex moglie il 18 settembre dello scorso anno. Versamenti che si incrementano nel 1992 fino a raggiungere nel complesso dei 3 anni quasi 100 milioni di vecchie lire. Il secondo giallo è quello dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. La perquisizione nasce dalle dichiarazioni di un collaboratore secondo il quale l'agenda era stata conservata proprio dalla Barbera e la custodiva per un periodo a casa. L'agenda non è stata trovata e ancora oggi c'è chi sostiene che non sia mai esistita. Infine un rapporto sull'omicidio di Nino Agostino e Ida Castelluccio, la moglie, un delitto rimasto irrisolto, secondo l'accusa anche per un rapporto di servizio proprio di La Barbera, allora a capo della mobile di Palermo, che indirizzò le indagini sulla pista passionale per una relazione interrotta. Una pista poco credibile viste le modalità del delitto. Una trama che si infittisce invece di dirimersi con il tempo. Da quest'anno l'ostello di Cassibile nel Siracusano avrà ancora più posti letto, una struttura d'accoglienza dedicata ai braccianti stagionali, spesso migranti sfruttati dal caporalato. Francesco Aloi. A Cassibile, frazione di Siracusa, i lavoratori migranti stagionali in regola hanno un tetto dove dormire. Questo è l'ostello dove possono alloggiare. I posti sono stati raddoppiati, ora sono più di 200. Doppi posti letto, cucina, perché fino all'anno scorso si mandavano i cibi, ma non essendo il loro cibo del loro paese, venivano in qualche modo buttati, scartati. L'obiettivo principale è uno, contrastare il caporalato. Abbiamo voluto dare una disciplina precisa per l'ingresso in questo ostello proprio per combattere il caporalato. Da marzo in poi qui sarà tutto pieno. Chi entra però dovrà rispettare delle regole ancora più rigide. Una soluzione abitativa temporanea per dei lavoratori con regolare contratto di lavoro e quindi regolare permesso di soggiorno. Qui verrà chiesto anche in virtù del regolamento di gestione dell'ostello approvato ieri in Consiglio Comunale un contributo settimanale di 30 euro. L'ostello di Cassibile è diventato un modello di accoglienza, però qui non tutti la pensano così. Doveva esserci anche il ministro Piantedosi che però ha annullato la visita. Perché secondo lei?
Io credo che il Ministro abbia fatto una riflessione su questo centro. Questo centro è stato contestato sin dall'inizio, ad oggi sono stati spesi 3 milioni di euro e il risultato non si vede. Ancora abbiamo persone sotto gli alberi senza i servizi essenziali per un essere umano. Arrivano le pillole di informazione della Polizia Postale di Catania per mettere in guardia dalle truffe online. Giusy Lazzara. Prevenzione è la mission della Polizia di Catania, che lancia la campagna delle pillole di informazione per contrastare le truffe online. Verranno così diffusi messaggi audio nella metropolitana, sugli autobus e in aeroporto. Proteggi la privacy dei tuoi account. Usa profili privati e attiva l'autenticazione a due fattori. Non fornire informazioni personali. La Polizia Postale mette in guardia anche sul falso trading online. 4 milioni di euro e oltre 170 casi trattati in Sicilia orientale l'anno scorso. Quest'anno abbiamo raddoppiato i numeri di Catania, siamo a 46 casi e 1,5 milioni di danno. Quindi false proposte di investimenti su piattaforme false, su wallet, portafogli assolutamente falsi, che portano situazioni importanti ai danni dei cittadini. Per fare degli esempi di carattere generale, noi abbiamo trattato casi di pensionati che hanno purtroppo perso la loro intera liquidazione. Attenzione anche alle truffe telefoniche. Si può anche vedere visualizzato un numero di telefono e non è quello il numero di telefono. Cioè uno dei casi la vittima ha visto visualizzarsi sul proprio numero il nostro centralino, quindi era certa che fosse un operatore di polizia a chiamare, non era chiaramente un operatore di polizia. Lo spoofing anche per le telefonate è una tecnica abbastanza conosciuta dai criminali. Rendere sempre più consapevoli per denunciare le modalità più diffuse delle frodi online. Stretta in arrivo sull'uso dei cellulari in classe da parte dei giovanissimi, ma il telefonino era già stato messo al bando spesso da insegnanti e genitori preoccupati dalle conseguenze sui più piccoli. Il cellulare in classe tu lo usi oppure no? Sì, a volte sì. Ma i professori sono d'accordo oppure non vogliono? No, non sono d'accordo. Ah, quindi lo usi di nascosto? Sì. E cosa fai? Chatto, vado su Instagram, Facebook. In Florida li hanno messi al bando per chi ha meno di 16 anni, mentre New York è stata la prima città a dichiarare guerra ai social media, che sarebbero un pericolo per la salute, soprattutto mentale, dei giovanissimi. Una battaglia che non è solo a stelle e strisce, ma che tocca anche la Sicilia. Il pediatra e deputato regionale del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro nelle scorse settimane ha presentato un disegno di legge voto che prevede il divieto dell'utilizzo di dispositivi elettronici per i bambini più piccoli e limitazioni fino ai 12 anni, assieme a sanzioni per l'uso non didattico nelle scuole. Anche il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato che nelle linee guida sull'educazione civica ci sarà un forte consiglio a non utilizzare il cellulare a scopo didattico nelle scuole dell'infanzia e medie. La stretta annunciata in realtà cambia di poco le cose, perché maestri e professori vietano già l'utilizzo del cellulare in classe. E i tuoi compagni lo usano? Sì. E i professori non se ne accorgono? A volte no, a volte sì. E quando se ne accorgono che fanno? O ci levano il telefono e lo prendono e lo mettono alla cattedra, se no ci fanno un richiamo verbale. Lo porto sempre, ma non lo uso. Sicura? Sì, sì. Cosa vorresti fare col cellulare in classe? Ma in realtà niente, solo giocare perché mi annoio. Solo la grande, 12 anni ce l'ha, però a scuola non lo usa. Se i giovanissimi vorrebbero usare lo smartphone a scuola, i genitori si dicono contrari. No, in classe no. L'utilizzo in classe non ha nessun senso. In classe no, e neanche a casa. Contraria anche in casa. È difficile, però ci proviamo. Le famiglie cominciano ad essere sempre più allarmate dalla serie di studi internazionali e italiani, dai quali emerge la stretta correlazione tra disturbi mentali e uso intensivo di smartphone e soprattutto dei social. Ascoltiamo adesso l'appello di una mamma di Catania che vive con i suoi bambini in una casa piena di muffa. Da 6 anni attende un alloggio popolare che però non arriva. Giusy Lazzara.
Ci accoglie in questo basso, in pieno centro storico Catania. Valentina ha cresciuto in queste due stanze, senza una finestra e con i muri assaliti dalla muffa, i suoi due figli che oggi hanno 5 e 9 anni. La porta del terrazzino rimane aperta, non si può chiudere né la sera, guardi, né la sera, una porta così va a finire, abbiamo detto sempre a padrone di casa di sistemarla, ma ti dice no. Entra troppo freddo, non possiamo chiudere, per la sicurezza giusto non ci sarà nessuno, però non si sa mai, c'ho sempre due bambini. 6 anni fa, quando ha preso in affitto questa casa, pensava che sarebbe stata una sistemazione temporanea e invece combatte ogni giorno con la muffa. Dietro qui, dietro i mobili, perciò devo uscire, devo levare tutto per pulire, per amore di non fare la muffa, perché allora è terribile, fa una puzza da morire e trovo tutto ammuffito. Ecco, qui ci sono anche i giochi dei bambini che lei deve cercare. Devo uscire tutto, perché se li metto dentro i mobili si ammuffiscono anche i giochi, tutto, infatti devo uscire, pulire e rimettere, ma sempre devo lasciarle sempre fuori, perché allora non trovo tutto nero. Ci racconta che è costretta a stendere i panni dentro perché quando ha messo lo stendino sul marciapiede le hanno rubato la biancheria stesa. Io sono in graduatoria da 5-6 anni e ancora stiamo aspettando. Ci sono anche delle case tipo abbandonate, abbiamo fatto delle riprese, ma non se ne parla, manco ammazzato. Le posso chiedere quanto paga per questa casa, quante stanze sono e abbiamo visto anche in che condizioni? Ogni mese sono 320 euro e non è che è una casa, è una stalla secondo me, perché non ci sono né porte, ognuno diverse, ci vorrebbe anche una stanzetta per i bambini, non c'è nulla, nel senso non è che è una casa abitabile. Con la Stretto di Messina abbiamo raggiunto l'intesa di un adeguamento del piano degli espropri, così la sindaca di Villa San Giovanni, Giussi Camminiti, al termine della riunione operativa tra Comune e Stretto di Messina. Su 150 abitazioni, 50 delle quali prima casa, ha detto ci sarà una valutazione caso per caso ed un adeguamento sartoriale alle necessità di ciascuno. C'è molta preoccupazione fra i cittadini, ha concluso il sindaco. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Di nuovo in studio per mostrarvi il degrado in piazza Carlo Alberto, sede di uno storico mercato catanese. Tonino De Mana. Sindaco, vienici a trovare e vedi tu stesso in che condizione lavoriamo. Stivaletti e pedane, non solo per l'acqua ma anche per la fognatura che sgorga da piazza Carlo Alberto, sede dello storico mercato che i catanesi chiamano Feraoluni, meta gettonata insieme alla pescheria anche per i turisti che però devono munirsi di mascherina per aggirarsi tra le bancarelle. È nero l'umore degli operatori che da troppo tempo denunciano lo stato d'abbandono del mercato, nero, come i liquami che ammorbano l'aria rendendola irrespirabile. Più che il brusio e il vociare per richiamare i clienti, si leva un coro unanime perché tutti vogliono farsi sentire. Per Salvo, Alfio, Giuseppe, Giovanni, la telecamera ed un microfono sono alleati strumenti per chiedere aiuto, forse l'estremo tentativo di essere ascoltati. Siamo nella fogna, proprio nella fogna. Fra gli scarafaggi e i topi con l'SH300 siamo rovinati. Non capisco se c'è un campionato, siamo Serie A, noi ci siamo nella Serie C, perché in pescheria hanno rifatto i bagni, hanno pulito bambine e qua alla fiera siamo abbandonati a noi stessi. Fogna, tutte le schifezze qua, tutto, proprio siamo persi totalmente. Penso che lei stesso lo vede, guardi quanto è difficile lavorare. Condizioni igienico-sanitarie da terzo mondo che agevolano il proliferare di insetti e topi e con l'arrivo dell'estate, quindi del caldo torrido, sarà anche peggio. Topi che caparono cunicchia, noi ci chiamiamo cunicchia. Come si dice il suo topo? Perciò come ci sono potto, magari un istaio io. Da queste parti non ci sono servizi igienici, i bagni che vedete sono chiusi da 3 anni, ma qualcuno li utilizza ancora nei momenti di estremo bisogno, naturalmente all'aperto, in una strada che somiglia sempre più ad una latrina. E il digiuno intermittente è la dieta più cliccata in rete, il regime alimentare però va effettuato sempre sotto controllo medico. Francesco Triolo. È uno stile di vita, bisogna accettarlo, però non bisogna squilibrare la dieta, cioè perché se uno mangia male e a pranzo, non fa colazione, mangia a pranzo schifezze e poi digiuna la sera, non è che sia la cosa ideale, bisogna avere anche un controllo da parte di un nutrizionista proprio per questo, per creare un'alimentazione che sia completa alla fine, se no poi diventa carente.
Una moda più che uno stile di vita, quello che è per molti, per motivi religiosi magari oppure per un'abitudine. Il digiuno intermittente è diventata la dieta più cliccata sui social grazie ad influencer o celebrità che ne raccontavano i benefici, ma è una dieta molto restrittiva da seguire per periodi di tempo limitati, adatta solo a chi è in buona salute. Il digiuno intermittente non è una passeggiata, nel senso che si può fare, va fatto con supporto medico, perché se uno è cardiopatico o ha dei disturbi al comportamento alimentare o diabetico o insulino dipendente, non è così scontato che lo possa fare. Quindi il supporto medico di nutrizionista è fondamentale. Ha degli effetti positivi? Ha degli effetti, sì, vale la pena. Gli effetti positivi sono che il digiuno fa riposare l'organismo e quindi le cellule che stanno per essere eliminate si eliminano più velocemente, diciamo è una pulizia dell'organismo. I numeri sono 16, 8, 16 le ore di digiuno, 8 quelle in cui è possibile mangiare, ma è consigliabile, almeno all'inizio, iniziare per gradi. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi la pagina sportiva. Ed eccoci al calcio, il Palermo perde al Barbera e vede allontanarsi il secondo posto. La Ternana vince 3-2 e manda al tappeto il rosanero. Marco Gullà. Il gioco non riesce a passare in vantaggio nella ripresa, però i ritmi si abbassano, la terra così Raimondo si beve Ceccarone e segna il 3-1. Notte fonda al Barbera, i cambi di Codini non producono nessun effetto nel finale. Iniziale, peccato aver preso gol la prima volta che la Ternana si è affacciata alla nostra area. Poi per me la squadra lì è rimasta in equilibrio, ha continuato la partita che stava facendo, ha trovato un bellissimo gol con Chris, abbiamo continuato a spingere, anche nel primo tempo a volte siamo andati un pochino fuori equilibrio, ma la percezione che potessimo fare gol purtroppo... Fermo sul campo del Brescia. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alle 20 a Diretta Stadio con la partita di Coppa Italia Catania-Rimini. Grazie per averci seguito e a tutti una buona serata.